Eri un esempio per tutti noi, un fratello per tutti. Sarai sempre nei nostri cuori. Sono tantissimi, in poche ore, i messaggi per Pasquale Cozzolino, il 19enne di Arzano morto questa notte a seguito di un tragico incidente. AVVENUTO sul corso Salvatore D'Amato di Arzano. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Orta di Atella dove il giovane viveva. In auto con Pasquale c'era Fiorenzo, il 19enne, e è stato invece trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Cardarelli, ricoverato in prognosi riservata. Amico mio, stamattina, ho saputa questa bruttissima notizia, buon viaggio, resterai sempre nel mio cuore. TBB, sei stato un ragazzo meraviglioso. Sarai, angelo più bello, TBB, ti dimenticherò mai. Scrive un'amica su Facebook. Il cordoglio arriva anche dall'amministrazione. Sulla pagina del primo cittadino Andrea Villano, sindaco, si legge: esprimo a nome di tutta la comunità di Orta di Atella e dell'intera amministrazione, che rappresento, il cordoglio più sentito, oltre a quello di sindaco, aggiungo anche quello di padre, che ha provato un dolore enorme leggendo questa notizia. In ossequio a tutto ciò dichiareremo il lutto cittadino. Le giovani vite spezzate ci fanno vivere una sensazione di totale disorientamento perché ogni volta ci sembra un'ingiustizia troppo grande. Le prossime ore ci diranno la verità su quanto accaduto, verità che ovviamente nulla cambierà rispetto alla tragicità dell'evento. Voglio far pervenire alla famiglia del giovane ragazzo la nostra più profonda vicinanza. L'intera Orta di Atella si stringe attorno a voi. Per l'altro ragazzo invece sempre di Orta di Atella, Fiorenzo, che era a bordo dell'auto CONPASQUALE e trasportato d'urgenza al Cardarelli, e ancora in prognosi riservata, va il nostro abbraccio. Forza Fiorenzo, Orta ti aspetta. Tieni duro e non mollare, in questa partita non sei solo.